Proviamo? Sì, facciamo una provina. Carmelo Bene, col suo Pinocchio, ha battuto ogni record in cassi. Sì, vabbè. Va bene, va bene. Mai se avvicina un po' più col microfono. Sì. Sono un debuttante. Sì, ma l'altro in bagno, se poi telefono non vedo rispondere. Sì. Andiamo senza rete via. Ti ricordi il gioco del microfono? Sì. Cosa fai vedere il microfono su di lui un attimo? No, questo è importante, su questo è un direzionale, bisogna tenerli in questo modo qua, per parlare. Così non funzionano. Così, così sì. Vento, sì. Sì, va bene, va bene. Così va bene. Anche quando parla lei. Anche. Quindi lo tieni così e poi. Un attimo. Quando volete. Carmelo Bene, col suo Pinocchio, ha battuto ogni record di incassi in teatro. A che cosa attribuisce questo suo crescente successo? Ma l'incasso è una conseguenza dell'afflusso. Certo. E dunque direi ogni record di presenze. Pazienza. Attribuisce soprattutto alla pazienza? Capita, ci vuole pazienza. Perché il successo non è necessariamente qualcosa che renda felice un attore, un autore? No, non credo nulla o poco abbia a vedere con questo Pinocchio così funebre. Il successo è un fatto che premia il capocomicato, cioè l'amministrazione, ma non l'artista, ecco. E saggio apparso di recente in un catalogo di una mostra sul divismo individua una linea che va da Francesca Bertini a Carmelo Bene. Si riconosce lei in questa linea? Ma come si fa? Io trovo folle, insensata la cosa. Un teatro così controrappresentativo. Non credo, un teatro così senza teatro, come fa poi a trovare compatibilità per un divismo? A meno che non si parla degli dèi, si parli degli dèi, nel senso non più del divo ma del divino, cioè di colui o di quanto manca, di quanto non esiste. Allora è un teatro delle cose in quanto non sono. Beh, ma è un altro discorso. La nostra rubrica si intitola Ritorno al cinema. È possibile sperare in un prossimo ritorno al cinema di Carmelo Bene, dell'autore che fra la fine degli anni 60 e i primi anni 70 ci ha dato Nostra Signora di Turchi, Capricci, Don Giovanni, Salomè, Un Amleto di meno? Ma io spero, m'auguro davvero di no, conto di morire anche prima perché sono stanco, ma a essere morto prima di me che ritengo sia il cinema, così. Quindi trovo anche insensato far cinema a tutti i livelli. L'avevo già previsto e predetto allora. Già i miei film erano un po' un testamento, la morte del cinema. Il cinema è finito. È finito socialmente, è finito esteticamente,
muore nel 23, nel 24, insomma. Non c'è nessuna speranza. Non vedo che dare speranza a un colera, oppure incoraggiare la peste. Ci peccato, non ci sono più quelle belle pesti di una volta. Cinema è un sottoprodotto, non ha mai dato nulla. Quando la pellicola Technicolor è stata smembrata in una pellicola unica dalla pellicola tricromatica, quindi dalle tre pellicole della macchina Technicolor, stupenda, in nome della quale si conserva ancora tanto colore di 50 anni fa, tanto Eisenstein, per esempio. Invece, quindi, asservendosi al consumo, per asservire tutto a un cinema di consumo, di costume cosiddetto, no? Quindi scostumato, per excellence, il cinema già finisce lì. Quando cerca il soldo, quando cerca il mercato quotidiano, così, come i piccoli politici di provincia, allo sbaraglio e al guadagnarsi la vita, al vivacchiare. Il cinema è sempre vivacchiato, soprattutto quello europeo, e in particolar modo quello italiano. Il cinema è stato forse americano, ma, ripeto, fino a Browning, fino al 23. Il primo Keaton, Browning, past finisce lì. Non vedo perché sarà rimpiangere davvero un cadavere che già da vivo fu insignificante. Eppure, insomma, tra la fine degli anni 60 e il principio degli anni 70 un po' ci ha creduto anche lei nel cinema, insomma, il fatto che ha sentito il bisogno di provare, di sperimentare questo mezzo e abbia dato dei film molto interessanti anche proprio dal punto di vista cinematografico, non erano pure trascrizioni di testi teatrali. Questo mi pare che suoni un po' contraddittorio con quanto ha detto così categoricamente sulla morte del cinema. Ma guarda, io quando parlo di morte del cinema parlo anche di morte del teatro, non è questo. Il teatro non morrà mai per il semplice fatto che, anche se teatro di rappresentazione, è sempre legato all'evento, è sempre un Dante, sì. Ecco, invece il netre del cinema, netre nascere, il netre apostrofato lacaniano è un po' la stessa cosa, è il non esserci, ecco, ma nel senso veramente corrivo, banale del termine. Quindi il teatro avrà sempre un evento e avrà sempre, sciaguratamente, anche il pessimo teatro avrà il pessimo pubblico che merita. Il cinema credo proprio che socialmente sia finito, cioè se qualcosa che si dà in pubblico, è sempre un privato che si dà o si sdà in pubblico, no? Presuppone pertanto un pubblico. Io non vedo quell'avvento poi delle videocassette, infatti i miei film passeranno tutti quanti, sono quasi concepiti per la videocassetta, per il piccolo schermo. E quindi io ho previsto con almeno 20 anni d'anticipo, diciamo, la catastrofe e anche, se vogliamo, il risvolto del cinema è il piccolo schermo. Cioè il laser, finalmente, quindi il disco audiovisivo, è questo l'avvenire. È pronto da vedere da 15 anni in America, in Giappone. Passeranno anche sul video televisivo i suoi film, perché in fondo poi il cinema ha trovato questo modo di sopravvivere attraverso la televisione. Sì, ma passare, no? Quello è il modo errato. Non si può tenere un campo lungo studiato per grande schermo sul piccolo schermo. Allora il campo lungo, diciamo, televisivo per intenderci, cioè da piccolo schermo, da 17 pollici, 18, l'ideale. Tecnicamente l'ideale non è lo stesso campo lungo cinematografico. Il linguaggio televisivo è un linguaggio tutto particolare, estremamente difficile. Ecco, da qui il fascino, diciamo, dell'AMPES, cioè dell'RVM, per intenderci. Quindi dir meglio del magnetico di fronte alla pellicola. Sviluppare, stampare, suono, colore, regolare quindi il croma, il gamma, la luminosità, il contrasto, durante il film, cioè diventa un film filmante, sì. Quali sono stati un po' i miei film, quando praticavo nei festival, vincendoli tutti e non avendo distribuzione alcuna in Italia. Questo è il discorso. Da quando il cinema si è ridotto a filmato, cioè da sempre, è già atto, già sdato. È già finito. Non c'è mai stato un cinema. Ci sono state delle cose già nate morte, dei prodotti. È ingiusto chiamarli film. Quelli non sono dei film, sono dei film matti. Ecco.
Quindi la storia del filmato è finita, ma allora si entra nella storia dell'arte. Salò Sadri di Pasolini non si può giudicare, si pone al di là di ogni valore, di ogni giudizio di valore, perché non si può dire sia un film. Ecco, direi che è una curiosissima pagina d'autobiografia, e lui si è servito, Pierpaolo, della macchina cinematografica in quel caso, no? Ma è un poeta, è la confessione di un poeta, dove si dimostra proprio che il poeta è brutto, che il poeta è cattivo. Ecco, con buona pace dei borghesi che invece si sentono confortati dalla presenza del poeta, stiano attenti perché il poeta è fondamentalmente delinquente. Anche i poeti che lei sta recitando con sempre maggiore successo sulle piazze d'Italia, e io ricordo ancora la serata del 13 agosto qui a Bologna, che fu veramente memorabile anche proprio per la partecipazione popolare, insomma erano anni che non capitava di assistere a un fenomeno del genere. Certamente anche quei poeti, perché no? In quel caso era Dante, quindi... C'è anche in Dante una certa dose di cattiveria, indubbiamente. Solamente cattiveria, perché il poeta per eccellenza, non capisco, quindi... è inaccessibile, tale resta, da questa non comunicazione che parrebbe precludere, no? Escludere le grandi masse, le folle dalla poesia, è proprio questa non comunicabilità, non viabilità, ecco, della poesia a garantire veramente un grande privato, un eco alla poesia che non trovi riscontro proprio nella folla. E proprio per questo, invece che negarsi, si dà folla. Mi dicono che sta preparando un recital su Dino Campani in occasione del centenario, è così? È il cinquantenario della morte di Campani, sì, l'ho già fatto a Milano e non è una cosa per me nuova, lo faccio da tanto tempo, così, qua e là. Ma ci sono delle celebrazioni in vista a Marradi, mi pare, no? Nella città del poeta a cui lei dovrebbe partecipare? Non ne so nulla, è probabile che lo facciano, perché è il suo paese natale, diciamo. Che cosa le piace in Dino Campana? Mi piace la poesia, i veri poeti mi piacciono tutti, insomma. Questo è l'unico poeta che abbiamo avuto nel Novecento, teniamocelo caro. Non perché ci faccia del bene, ripeto appunto, ecco. Per quel tanto che può ancora produrre di guasto nella massa e quindi anche nei singoli, ogni grande poeta. Guasta sempre qualcosa. È un guasto benefico poi alla fin fine, insomma è un guasto che sì, sveglia le coscienze. No? Come la morte. La morte è un bene, no? Libera dai mali, così è la poesia. Se ti alzi facciamo l'ultima cosa, tu che ti alzi. No, è un calzamaglio, adesso mi hanno un calzare. Vabbè, allora, stop, scusa.
l'ultima cosa.